Assicurazione e risparmio TV Week, ancora i nostri focus dedicati. Vi ricordo che questa settimana le fonti TV si è concentrata, si sta concentrando particolarmente su questi due temi dopo l'emergenza del coronavirus. Settimane dedicate, quindi non solo dei momenti, non solo delle interviste specifiche, ma delle vere e proprie settimane monotematiche attraverso le quali comprendere con voci di protagonisti diretti cosa è cambiato dopo questa grande crisi, è inevitabile dirlo, che ha coinvolto non solo l'Italia ma tutto il mondo. Se visitate il nostro sito lefonti.tv vi renderete conto anche di quelli che sono i prossimi appuntamenti, in questo caso dal 15 al 21 giugno Assicurazioni e Risparmio TV Week, dove ci sono anche delle specifiche rispetto ai numeri che vengono dati su questa emergenza. Andiamo un attimo a vedere che cosa si dice proprio del risparmio e poi vi presento i relatori di questa tavola rotonda che ci terrà impegnati per un'oretta, così da comprendere bene quali cambiamenti e quali scenari si sono ipotizzati. Intanto parliamo di ripartenza, naturalmente faremo un recap su quello che è successo nei mesi scorsi. Lo scenario assicurativo, in questo caso del risparmio gestito nel post lockdown, e proprio per il settore del risparmio gestito il settore si trova a fronteggiare una vera e propria battuta d'arresto, lo abbiamo messo in evidenza anche qui, che mette in discussione, pensate un po', anche il ruolo e l'efficacia delle banche centrali mondiali, quindi cerchiamo di capire come fare a superare questo impasse e cerchiamo di capirlo con, vado subito a presentarvi i relatori di questo focus, Fabio Laricchia. Allora, prima presento Enrico Camerini, Head of Institutional Clients Italy iShares and Index Investment, ben trovato, grazie per essere qui con noi. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. E adesso stiamo cercando di recuperare il dottor Laricchia, Fabio Laricchia, Head of Institutional Client Business di BlackRock, fra poco parleremo anche con lui. Intanto io chiedo a lei, dottor Camerini, partiamo tranquillamente perché tanto l'inizio deve essere proprio un riassunto generale di quello che è accaduto nei mesi scorsi, una crisi globale che è stata proprio paragonata a quella del dopoguerra. Ecco, intanto guardate, mi dicono che è arrivato anche il dottor Laricchia. Buongiorno Laricchia. Sì, buongiorno, scusate, ecco, problemi di connessione. Ci mancherebbe, ce la facciamo e in ogni caso al massimo ci ricolleghiamo. L'ho già introdotta, quindi grazie anche a lei per essere con noi. Stavo partendo dal dottor Camerini per fare appunto, come dicevo, un recap dei mesi che abbiamo vissuto del lockdown, una crisi che è stata paragonata a quella del dopoguerra, una crisi pesantissima che non è nemmeno solo finanziaria, ma è appunto una crisi sanitaria, finanziaria, sociale, ha cambiato proprio le abitudini nella vita quotidiana di tutti i giorni, figuriamoci quando si parla del risparmio. Addirittura gli analisti, gli esperti del settore la considerano più pesante, più grave di quella della Lehman Brothers del 2008 e sappiamo molto bene che cosa ha portato quella crisi. Ancora oggi, forse prima di parlare di questa nuova crisi, parlavamo di una coda, no? Di una recessione che si era fatta sentire tantissimo. Dottor Camerini, cerchiamo di capire cos'è successo e quali sono stati i settori e i paesi più colpiti. Partiamo certamente da qui. Grazie innanzitutto per l'invito, mi fa molto piacere avere l'opportunità di essere qui con voi oggi. Ma quello a cui abbiamo assistito di fatto è stato un crollo generalizzato dei mercati finanziari nel periodo che va dalla metà del mese di febbraio di quest'anno alla metà del mese successivo, alla metà del mese di marzo. Per darvi un ordine di grandezza, un indice come l'S&P 500, che è quello che tutti abbiamo come riferimento, che misura l'andamento dei principali titoli quotati nella principale economia del mondo, appunto la borsa americana, ha perso in questo periodo qualcosa tipo il 33%. Forse anche di più. Stiamo parlando di un periodo molto breve perché ha riguardato un movimento, diciamo questo movimento violento ha riguardato appunto non più di 3 o 4 settimane, cosa che non era mai accaduta prima effettivamente nella storia. Non ci sono stati tanti porti sicuri in questa fase, nel senso che se andiamo a vedere le altre borse, gli altri mercati finanziari hanno seguito questa correzione, magari con diverse entità, non so, l'indice della borsa giapponese, il Nikkei, ha perso circa il 29%, il 38% è stata la perdita del nostro Eurostock 50, che è l'indice che misura le principali azioni quotate nelle borse della zona euro. Potrebbe pensare qualcuno giustamente che i bond in questa fase abbiano fatto da ancora e da cuscinetto di salvataggio del portafoglio.
questo è vero perché durante la prima fase di questa correzione il Bund è passato da un tasso di meno 0,40 a meno 0,80, quindi ha fatto un movimento molto ampio, però poi ha ritracciato subito dopo, perché quello che di strano è accaduto in questa crisi è che di fatto c'è stata una vendita così generalizzata che ha riguardato tutte le asset class e tutte le qualità delle diverse tipologie di investimenti. E non a caso gli investimenti di maggiore qualità sono anche quelli più facili da liquidare, quindi abbiamo assistito in realtà a un periodo in cui anche i treasury americani, come il Bund tedesco, sono stati venduti. E se pensiamo all'asset rifugio per eccellenza, che in molti portafogli almeno è considerato tale, che è l'oro, anche l'oro fisico in questa fase ha perso il 5%. Quindi, effettivamente, per tornare alla sua domanda, Insomma, una crisi che non ha risparmiato niente e nessuno. Infatti, bravissima. lei ha portato giustamente l'esempio dell'oro, è vero, verissimo, l'abbiamo detto tante volte, insomma, questa altalena che ha vissuto anche il bene rifugio appunto per eccellenza, che insomma raramente vede, no, da vicino queste crisi. Esattamente, poi se pensiamo al mondo del credito e quindi dei titoli investment grade e degli yield, qui abbiamo visto degli allargamenti di spread anche qua difficilmente riscontrabili nella storia. Lo spread per esempio di 60 basis point, che era il premio per il rischio richiesto fino alla metà del mese di febbraio dagli investitori per detenere azioni investment grade, scusate, obbligazioni investment grade denominate in euro, è passato a 180 basis point, quindi si è triplicato. E sugli yield abbiamo visto un movimento brutale per cui l'allargamento è andato fino a 900 basis point. Ecco, la cosa che a me ha sorpreso di questa crisi è la rapidità con la quale si è manifestata, ma anche la forza, il vigore e la rapidità con la quale in qualche modo è rientrata, perché poi dal mese di marzo fino ad oggi abbiamo assistito ad un graduale miglioramento, a una ripresa dei valori, dei corsi, che non sono in molti casi vicini, diciamo, a quelli che avevamo lasciato a metà febbraio, ma che comunque, dai minimi che vi ho appena detto, che sono stati segnati alla metà del mese di marzo, hanno fatto rimbalzare i rischi asset in modo significativo. L'azionario è tornato su del 30-40%. Ci sono stati all'interno, diciamo, del mercato azionario dei settori che stanno addirittura segnando nuovi massimi, come per esempio quello della tecnologia. Quindi gli investitori sono stati ovviamente molto fo focalizzati sui temi di investimento e sulle dinamiche di contenimento del contagio da Covid-19 durante la prima fase, che giusto appunto, essendo un evento che non si era mai verificato prima nella storia, aveva portato molti a vendere qualunque cosa. Quindi all'iniziale, diciamo, panico che ha portato a vendite diffuse su qualunque asset class, per asset di qualunque qualità, come vi ho appena detto, poi è subentrata una graduale fase di rientro sui mercati, soprattutto a mio modo di vedere, legata alle misure di policy che sono state messe in piedi, e parlo delle banche centrali, della Fed, della BCE, ma tutte le banche centrali al mondo, e anche a livello fiscale. Quindi questo è stato, secondo me, il driver che ha fatto, diciamo così, tranquillizzare gli investitori e quindi farli rientrare sul mercato in un modo, sebbene graduale, deciso e costante dalla metà di marzo fino ad oggi. Ecco, sarà d'accordo con me, poi passo al dottor Laricchia nel dire che è vero, no? I mercati danno anche dei segnali contrastanti, lo vediamo anche in questi giorni. Per questo motivo, quando parliamo di risparmio, di portafoglio, bisogna dare delle indicazioni mirate perché ovviamente l'investitore, può trovarsi ancora più spiazzato, no? Rispetto a questi segnali contrastanti, perché paradossalmente se andasse tutto bene o tutto male sarebbe un po' più semplice capire come muoversi, quindi ancora di più, no? L'investitore può trovarsi spiazzato. Camerini, e poi stessa domanda alla Ricchia, da cui partiamo per la prossima sollecitazione. La costruzione del portafoglio è alla base di qualunque, strategia di successo si voglia, ipotizzare. Quindi è critico, quando si costruisce il portafoglio, farlo, consci del fatto che queste correlazioni, che normalmente sono piuttosto basse tra, non so, bond ed equity, all'interno poi dei bond tra credito governativo, eccetera, eccetera, possono in periodi di stress, appunto, tendere ad uno, quindi tendere ad essere molto più elevate di quello che siamo abituati a ritenere, e dobbiamo quindi tenerne conto quando costruiamo il portafoglio. È per questo che,
in iShares noi mettiamo molta enfasi proprio sul tema della costruzione del portafoglio. Noi di fatto tramite i nostri strumenti facciamo in modo che qualunque investitore possa ben diversificare il suo portafoglio, a prescindere dalle dimensioni, che può essere il Sì, portafoglio di un certo. investitore retail di poche migliaia di euro a quello di un grande investitore istituzionale che ha molte decine di milioni, centinaia di milioni di euro. Certo. E quindi ecco, posso dire che la costruzione del portafoglio ci ha dimostrato questa crisi diventa ancora più rilevante nell'affrontare il futuro. Certo, ecco, dottor Larica, partiamo proprio da qui, anche dal tema della diversificazione, che poi è sempre valido, no? Insomma, motivo in più per riprenderlo in questo contesto. E, ovviamente con tutte le riflessioni che chiedo anche a lei rispetto allo scenario di mercato che è cambiato e alla recente analisi della crisi di mercato che ovviamente viene fatta tutti i giorni, com'è cambiata l'asset allocation proprio dei portafogli assicurativi proprio in questo momento? Certo, io ovviamente sono molto d'accordo con quello che ha detto Enrico, il dottor Camerini. La crisi è stata molto repentina e i portafogli assicurativi inizialmente, in maniera anche, come dire, fortunosa, non hanno reagito immediatamente, cioè non è immediatamente cambiata l'asset allocation strategica, è cambiata probabilmente un'asset allocation tattica in cui gli ETF hanno fatto da principe nel prendere overlay di posizioni tattiche. Dico fortunosa perché è stata talmente repentina che i portafogli assicurativi, la maggior parte dei portafogli assicurativi, ha beneficiato anche del rimbalzo della crisi stessa. Per cui è stato, come dire, l'asset allocation strategica non è cambiata, è messa sotto discussione attualmente, in cui comunque alcune asset class vengono considerate in maniera differente rispetto al pre-crisi, ma in generale direi che è cambiata l'asset allocation tattica con quello che è successo, ma quella strategica non ancora è cambiata. Quindi esatto, non è ancora cambiata, ma come se volessimo fare come dire, un riassunto dell'atteggiamento degli investitori assicurativi italiani. Hanno avuto più paura, quindi hanno disinvestito, hanno invece cercato di approfittare di questo momento, perché insomma è retorico dirlo, però è vero, spesso da crisi, lo diceva anche prima il dottor Camerini, no? Magari ci sono dei settori che acquistano invece punti, diciamo così, e quindi è lì che vanno, no? Gli investitori. Che cos'è accaduto da questo punto di vista? E come dicevo, quello che è accaduto è osservabile nell'asset allocation Sì. tattica ed in effetti c'è stato un momento iniziale per cui chi è riuscito ha scaricato un po' di rischio. C'è anche un fattore tecnico da tenere in considerazione, cioè alcune linee di investimento delimitano i rischi, ma i rischi sono delimitati con dei parametri come la volatilità che guardano indietro. Questi parametri, lasciando la costruzione del portafoglio identica, sono saltati a un certo punto perché la stessa asset class aveva volatilità doppia tripla rispetto a quello che invece aveva poche settimane prima. Quindi c'è stato un inizio nell'asset allocation tattica un inizio di de-risking e successivamente un lento re-risking a seguire il mercato. Nell'asset allocation strategica, che è quella che si sta discutendo invece attualmente, direi che comunque la percezione del rischio dell'asset class viene sostanzialmente rivista anche alla luce delle serie storiche, che questo periodo ha in realtà contribuito come dire, a ritracciare. Sì, chiarissimo, chiarissimo. Infatti, così almeno siamo entrati un po' più nel merito di quello che aveva già anticipato lei prima. Dottor Camerini, torno da lei e partirei con la prossima domanda dal titolo che abbiamo dato a questa tavola rotonda, cioè al di là dei nuovi approcci di portafoglio, che dopo andiamo a rivedere, quali sono le regole per gestire il rischio tra gestione attiva e soluzioni passive? Perché, come è naturale, in una situazione straordinaria come quella che abbiamo vissuto, sia le soluzioni a gestione attiva sia quella a gestione passiva hanno avuto dei contraccolpi. Però c'è chi dice che proprio alla luce di quello che abbiamo vissuto, proprio alla luce di quello che è accaduto, la gestione attiva possa in qualche modo rispondere meglio alle esigenze di mercato. Le chiedo se è così e eventualmente di capire perché, insomma, una o l'altra possono dare maggiori risposte in questo momento.
Sì, grazie molto. Questa è una domanda che apprezzo perché mi dà modo di spiegare un po' di diciamo, punti che nel linguaggio, nel gergo comune, probabilmente non sono molto diciamo, tenuti in considerazione Sì. come dovrebbero. Gestione attiva e gestione passiva sono stili di investimento, sono stili di gestione di un portafoglio. Okay? Lo stile di gestione di un portafoglio si definisce appunto passivo quando l'obiettivo di investimento è quello di replicare un certo indice sottostante o un paniere di indici sottostanti. Nel replicarli dobbiamo innanzitutto tenere presente una cosa, che gli indici non sono mai uguali a se stessi, cambiano nel tempo, si evolvono, mutano per diciamo, caratteristiche e per esempio, allocazione settoriale, e io prima facevo riferimento al settore tecnologico che non solo ha recuperato i valori pre-Covid, ma addirittura sta segnando nuovi massimi. Benissimo, tutte queste valutazioni di mercato vengono riflesse in un indice, e quindi se noi vedessimo banalmente il peso di portafoglio di un titolo del settore tecnologico all'interno di un certo indice adesso e lo confrontassimo con quello che lo stesso titolo aveva solamente poche settimane fa, vedremo che peso diverso. Quindi la prima idea che vi voglio trasmettere è che le gestioni indicizzate, le gestioni passive non sono statiche, non sono delle diciamo, rappresentazioni sempre vere di quella che è la realtà. C'è un elemento di dinamismo che le per costruzione rende in grado di recepire le nuove valutazioni di mercato. Okay? Sì. Questa è una premessa che mi serve per spiegare un'altra cosa, che sebbene gli ETF in quanto strumenti indicizzati siano singolarmente intesi delle gestioni passive, perché il loro obiettivo è quello di replicare un indice sottostante, ed in questo sono accomunati nell'utilizzo che ne fanno i gestori di portafoglio ad altri strumenti ad indice, che sono per esempio i contratti future sugli indici, e sono per esempio i derivati sugli indici, total return swap. Ecco, noi ci rivolgiamo il più delle volte a utilizzatori che sono invece dei gestori attivi, cioè chi utilizza i nostri strumenti non lo fa perché semplicemente vuole replicare un indice nel lungo periodo e tenere l'esposizione, che so, come se dovesse finanziarsi una pensione che arriverà tra qualche decennio, che pure è una delle possibili applicazioni di questi strumenti. Chi utilizza iShares lo fa nell'ottica di una gestione puramente attiva di portafoglio. E perché? Perché diventano, per diciamo così, numerosità, qualità e caratteristiche, gli strumenti attraverso cui la gestione attiva si esplica. Ok. Mi vado a spiegare un Quindi pochino questo meglio. approccio non è cambiato, diciamo che. Quest'approccio, diciamo, non è cambiato e ogni investitore poi decide lui che tipo Sì, di stile certo. di investimento tenere, no? Però l'ETF, se noi andiamo a vedere per esempio alle dinamiche di sottoscrizioni e rimborsi netti di iShares, abbiamo visto che nella prima fase dell'anno, nel mese di gennaio e febbraio, abbiamo avuto delle sottoscrizioni importanti, quindi un aumento delle masse gestite nella nostra piattaforma, a vantaggio soprattutto del credito, del debito dei paesi emergenti, di quelle esposizioni nel mondo delle obbligazioni che rendono ancora, che hanno dei rendimenti comunque interessanti. Sì. E poi, quando è iniziato il sell-off a metà febbraio, abbiamo avuto solo deflussi. Questo cosa ci indica? Ci indica che effettivamente quei gestori attivi che volevano ridurre il rischio in una fase di grande incertezza come quella che abbiamo vissuto, hanno utilizzato l'ETF per togliere il rischio dai loro portafogli. Poi però, quando questa fase acuta è passata e dalla metà del mese di marzo è tornata la fiducia sul mercato, abbiamo solo visto afflussi sugli ETF, soprattutto ancora una volta sul credito investment grade, soprattutto quello denominato in euro, ma anche in dollari americani, che tra l'altro è stato anche diciamo, supportato dalla decisione della Federal Reserve di implementare diciamo, il suo piano di acquisti di corporate bond anche tramite l'uso di ETF. Quindi, in poche parole, gli ETF, per come li percepiamo noi, che appunto li produciamo e li offriamo ai nostri clienti, sono strumenti per fare con successo o una gestione attiva di portafoglio. E la loro validità, il loro valore qual è? Nel fatto di consentire rapidamente di cambiare diciamo, le caratteristiche del portafoglio. Io, se volessi in questo momento, non so, espormi a le obbligazioni ad alto rendimento denominate in euro, avrei una scelta da fare su quali obbligazioni comprare, quante magari sono in grado di comprare, vista l'offerta che trovo sul mercato dei singoli bond. C'è un ETF che li ha già tutti dentro, so che questo ETF in questo momento ha un credit spread di 465 punti base e quindi mi dà un rendimento tutto sommato che, diciamo,
buono, che ritengo per esempio attraente, compro in un colpo solo un basket di titoli che mi dà quel tipo di rendimento. Ed è questo l'utilizzo che gli investitori fanno dei nostri strumenti, ok? Infatti, vi dico, intanto per contestualizzare due numeri, normalmente la nostra piattaforma in Europa ha degli scambi che valgono circa 80 billion al mese, no? Come turnover, evolution, quindi scambi sul mercato secondario, rappresentano circa il 20% degli scambi di tutto il mondo azionario, quindi il 20% degli scambi di titoli quotati viene fatto stabilmente dai nostri ETF. Nel mese di marzo, che è appunto quello incriminato, gli scambi sono raddoppiati, cioè abbiamo avuto quasi 200 miliardi di turnover, a dimostrazione che l'ETF, in quanto strumento liquido, è stato proprio lo strumento che i gestori attivi hanno preferito, hanno deciso di utilizzare per cambiare rapidamente le connotazioni del proprio portafoglio. Ovviamente si fa riferimento a scambi, quindi se c'è uno scambio vuol dire che c'è un compratore e un venditore, no? Ci Beh, saranno chiaro, degli certo. investitori che per esempio volevano togliere rischio ed altri che volevano aggiungerlo. Però ecco, la caratteristica dell'ETF è quella che, sebbene sia uno strumento indicizzato, uno strumento passivo, nel modo in cui viene utilizzato, spesse volte viene utilizzato per finalità puramente attive, quindi quella di generare valore nel breve periodo da scelte di asset allocation tattica. Ok, quindi insomma la domanda esatta di partenza, se è vero, come dicono in molti, che la gestione attiva possa rispondere al meglio alle nuove esigenze di mercato che sono venute a creare dopo l'emergenza coronavirus, lei risponde di sì, che però in realtà si allinea con un'impostazione, almeno per quanto vi riguarda, che già c'era. Ecco, mettiamola Allora, così. rispondere sì è un po' semplicistico, E no? no, Io prima certo, infatti facevo lei ha risposto riferimento. molto, molto, molto in modo No, più preciso. le dico in modo molto. Cioè, io prima facevo riferimento a uno scambio. Se c'è un venditore, c'è un compratore. È difficile che tutti e due abbiano una buona performance, no? Lo so, Quindi, certo. a fare la caratteristica della gestione attiva è la capacità del gestore di fare market timing, quindi di prevedere in modo corretto l'evoluzione. Diciamo dei corsi, dei prezzi di una certa asset class o del mercato nella sua interezza da qua a qualche tempo, o nella capacità di fare security selection, cioè di fare stock picking, ovvero di comprare all'interno del mercato quei titoli che avrebbero delle performance migliori rispetto a tutti gli altri. Ecco, gli ETF sono strumenti attraverso i quali si possono implementare politiche di market timing, politiche di stock picking, perché oggi è finito il tempo in cui c'erano pochi ETF solo su indici broad, quindi no, oggi abbiamo ETF settoriali, quindi se io ho una view sul settore tecnologico, questa view è positiva, la posso esprimere comprando l'ETF tecnologico. Lo strumento di per sé mi mette semplicemente nelle condizioni, con una sola operazione, di comprare un basket di titoli che è quello che avevo in mente. Okay? Quindi si rivela uno strumento efficiente per realizzare una view che io ho. Poi, che io con questa mia view riesca a performare meglio dei miei competitor e quindi a fare un rendimento migliore, e beh, non dipende dallo strumento, ma appunto da me che ho espresso quella view. Quindi è stata la mia scelta attiva di comprare il titolo, diciamo, il settore tecnologico, che può rivelarsi giusta o sbagliata, e a seconda che sia giusta o sbagliata, io aggiungo valore o detraggo valore al mio portafoglio. Ci Certo, saranno sempre chiarissimo. winner e losers, no? Nel mondo Certo. della gestione Sì, no, attiva. no, beh, quello è chiaro. Diciamo che il 100% di tutto non c'è mai, no? Detto proprio banalmente, quindi dipende Esatto. dalle scelte come sono indirizzate rispetto agli strumenti che abbiamo a disposizione. Assolutamente sì. Ottimo, mi ha fatto piacere chiarire ancora di più questo concetto. Allora, dottor Laricchia, altro passaggio. Quale utilizzo fanno le compagnie assicurative degli asset alternativi liquidi? Ecco, co come diceva Enrico parlava Allora, abbiamo un attimino un problema di connessione, vediamo se riusciamo a ripristinarlo subito, altrimenti io continuo col dottor Camerini, ma insomma dovremmo riuscire a recuperare, non ancora. Allora, no, vediamo, aspettiamo ancora un istante perché altrimenti se Prego. no, dopo se no torno da lei, dottor Camerini, no, no, sto parlando in Ora. generale, visto che è il bello della diretta con il collega in regia e anche con chi ci sta seguendo, perché mi piacerebbe sentire prima questo spunto, altrimenti dobbiamo fare un altro passaggio, un altro step con lei, quindi vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento col dottor Laricchia, perché altrimenti con lei sarebbe interessante capire anche e ancora restare sul discorso di gestione
gestione passiva e gestione attiva, capire se l'ascesa delle soluzioni a gestione passiva che si sono viste negli scorsi anni, l'ascesa che si è vista negli scorsi anni, possa avere comunque delle ripercussioni anche nel periodo, insomma, più lungo, insomma, che ci troviamo di fronte. Vediamo se dalla regia mi dicono qualcosa, se no c'è il dottor Laricchia, perfetto. Allora, dottor Laricchia, ci siamo con lei. Ho preferito aspettare lei perché mi interessava prima approfondire questo punto. Prego. Sì, gli asset illiquidi invece fanno per Sì. definizione parte del portafogli strategico delle compagnie assicurative, perché gli asset alternativi illiquidi non hanno una liquidità né intraday né giornaliera e spesso si è, come dire, si deve rimanere nell'investimento per periodi lunghi, anni solitamente. Questo però che vuol dire? Vuol dire che esiste un premio di liquidità che questi investimenti si portano ed in un contesto di tassi bassi all'interno di portafogli che hanno necessità di rendimento per pagare appunto i policy holder per le di gestioni separate piuttosto che di polizze tradizionali, sono diventati un aspetto importante per raggiungere i rendimenti. I rendimenti che le compagnie garantiscono, vogliono garantire ai loro sottoscrittori. Quello che è successo in questo periodo, quindi questa crisi, in realtà durante la crisi noi abbiamo osservato una resilienza degli investimenti alternativi liquidi, nel senso che i processi di investimento all'interno delle compagnie, in asset alternativi liquidi, in fondi alternativi liquidi, sono molto lunghi. Per cui non esiste la possibilità di cambiare asset allocation o di cambiare investimento, di uscire da un investimento e di entrare in un altro in tempi brevi. Quello che si è dimostrato è in realtà che questi investimenti hanno tenuto per il momento bene, le crisi. Sì. Direi però, farei un'addizionale considerazione, perché anche qui gli investimenti alternativi liquidi sono un mondo molto differente tra loro e questo periodo credo che sia utile anche per capire la differenza tra le diverse asset class di alternativi, cioè un fondo di private equity e un fondo di private credit sono due mondi completamente differenti e all'interno di questi nomi che caratterizzano questi due asset class esistono una varietà di offerte di prodotti che fanno sì che sì, è la medesima asset class, ma si parla di cose completamente diverse. È come dire Sì, l'obbligazionario, senza sì. specificare che un emerging markets, una yield o un governativo, no? Quello che le assicurazioni stanno guardando e hanno guardato in passato sono soprattutto, è soprattutto la parte bassa in termini di rischio di queste asset class. Cioè, contrariamente ad altri investitori istituzionali, la componente di private equity dei portafogli assicurativi è residuale, direi è quasi nulla. Diverso invece è l'atteggiamento che hanno nei confronti di tutto il mondo del private credit, soprattutto del direct lending, che sono, se vogliamo, dei prodotti che hanno, se opportunamente scelti, dei profili di cash flow e dei profili di rischio non dissimili da un'obbligazione, che come sappiamo ha un match perfetto per le liabilities, quindi per le passività del CIO, del responsabile degli investimenti di un portafoglio assicurativo. Altra asset class di enorme interesse per ragioni sia regolamentari che per le medesime del credito, sono le infrastrutture. Infrastrutture, soprattutto equity, hanno un profilo di cash flow molto simile a quello di un bond, con una predicibilità dei cash flow abbastanza scientifica, chiaramente variabile ma scientifica, e una stabilità dei rendimenti che garantisce un pick up delle performance del portafoglio assicurativo, anche grazie al liquidity premium. Ok. Diverso discorso invece è, ultima nota, per il debito, quindi per la parte di debito delle infrastrutture, che qualche anno fa era di grandissimo interesse, ma adesso, essendo linkato comunque ad asset quali i bond, ha un rendimento sostanzialmente schiacciato, per cui il responsabile delle assicurazioni, soprattutto italiani, faccio riferimento a questo,
non ha interesse a prendere un liquidity risk per avere un pick up sul bond, diciamo, irrilevante, preferisce l'equity. Ok, insomma, comunque mi pare da capire bene, grazie per aver fatto anche tutte queste distinzioni. Mi pare di capire che l'altra buona notizia è che comunque quando si verificano momenti incerti come quello attuale, insomma, c'è anche più la voglia di conoscere le differenziazioni, no? E quindi di capire ancora di più che cosa offre il mercato. Giusto, è questa la bella notizia, mentre prima invece si dà più per scontato che tutto sia identico all'altro, cioè mettiamola così. Questo è vero ed è vero in generale, come l'attenzione alla gestione del rischio che a volte viene sottolineata quando si verifica l'evento, no? Sia con Lehman che con la crisi governativa che c'è stata nel 2011 che con quella attuale, si pone molta attenzione e si capiscono alcune differenze che in realtà quando va tutto bene solitamente si tende ad avere. Vabbè, insomma, adesso lo riprendiamo ancora il dottor Laricchia, ma è chiaro il discorso, no? Quando si ha paura, quando si ha timore, si analizzano in modo migliore le soluzioni e le situazioni. Dottor Camerini, insomma, è d'accordo anche lei su questo, poi passiamo all'altro Assolutamente, spunto. certamente. L'avete Sì. notato anche voi. Perfetto. Allora, lo anticipavo prima, però riformulo la domanda perché dobbiamo ributtarci sul tema che stavamo in qualche modo affrontando prima con lei, quindi soluzioni attive, soluzioni a gestione passiva e a gestione attiva. La rapida ascesa delle soluzioni a gestione passiva che si è vista negli scorsi anni, che cosa può portare in questo momento? Cioè, può portare qualche trend nel lungo periodo particolare? Ma allora, i trend di lungo periodo non sono diciamo, determinati dalla gestione passiva o dalla gestione attiva di per sé, sono determinati da strategie di allocazione, quindi da decisioni di asset allocation che prendono gli investitori. E queste decisioni in gran parte sono guidate anche dalle politiche delle banche centrali. Quando ovviamente una banca centrale decide di perseguire una politica di espansione monetaria, lo fa comprando titoli di Stato e quindi abbassando i tassi di interesse, beh, è inevitabile che crei un trend che porterà poi molti altri investitori a seguire questo tipo di strategia e quindi ad allocare le risorse in un certo modo, no? E il fatto che le strategie indicizzate siano, diciamo, in una fase di espansione per adozione e per masse gestite è sicuramente vero, però non dobbiamo perdere di vista il contesto nel quale operano. Le strategie indicizzate più note sono forse proprio gli ETF, perché sono anche quelle più facili da misurare, no? ETF fondi indice, di fatto, essendo dei veicoli di investimento, diciamo, aperti, hanno dei patrimoni la cui evoluzione è molto facilmente misurabile, perché viene fatta una disclosure continua su base giornaliera. Bene, gli ETF valgono ancora molto meno del 10% dell'universo investibile del mercato azionario americano, per esempio. Valgono molto meno della metà per quanto riguarda l'azionario europeo, e di bond non parliamone neanche, controllano a malapena 1 o 2 punti percentuali di quello che è il valore del mercato delle obbligazioni nel suo complesso. Quindi, sebbene per esempio il mercato di ETF abbia raggiunto i 6 trilioni in gestione, non dobbiamo dimenticare che questi 6 trilioni, benché sia una cifra molto rilevante, molto alta, molto importante, è una goccia nel mare magnum dell'universo investibile a cui facciamo riferimento, okay? Se ne parla perché si dice: beh, ma se tutti, diciamo, gli investitori, o comunque se gli investitori che operano sui mercati vanno su strategie indicizzate, beh, a quel punto c'è un effetto lock-in delle valutazioni implicite nei prezzi dei titoli che formano appunto gli indici, e non c'è quindi più quel procedimento di cosiddetto price discovery, per cui effettivamente nel mercato c'è una, diciamo, incorporazione continua delle nuove informazioni del prezzo delle società. Anche questa è una cosa che si sente dire, ma che non è comprovata dai fatti, perché si stima che del turnover, quindi diciamo così, volume delle transazioni che fanno come riferimento alle singole azioni, il rapporto sia 1 a 7, cioè per ogni dollaro di azioni che viene trattato dalle strategie indicizzate ce ne sono 7 che invece fanno riferimento a strategie attive. C'è poi da considerare un altro fatto, che è, se volete, più di tipo tecnico, però,
Non è vero, io prima facevo riferimento ai volumi degli scambi, no? Che è normalmente in periodi normali è di 80-90 billion al mese per Sì. quanto riguarda iShares in Europa e che nel mese di marzo è stato più del doppio. Benissimo. Questi scambi non sono, diciamo così, portatori di afflussi netti negli ETF a cui facciamo riferimento. Cioè, l'80% di questi scambi non implica una movimentazione del portafoglio dell'ETF, okay? Perché si compensano. Immaginiamo di voler comprare un ETF adesso e voler comprare, che ne so, 100 quote. Se ho già sul mercato qualcuno che mi vende queste 100 quote, oggi il patrimonio dell'ETF non cambierà, rimarrà quello che era ieri, ok? Ok. Se io invece trovo sul mercato venditori per 100 quote e ne devo comprare 200, benissimo, vedrò che ci sono 100 quote di nuova emissione in più che fanno riferimento all'attività di oggi. Ecco, queste nuove emissioni, quindi il concetto che praticamente l'ETF porti a un'operatività sul mercato sottostante, vale sì e no nel 20% dei casi, con riferimento a tutti gli scambi dell'ETF. Quindi l'ETF cos'è? È uno strumento che effettivamente aiuta anche nelle fasi di stress del mercato come quella che abbiamo vissuto a alleviare le pressioni sui sottostanti. Cioè, se c'è una pressione in vendita e questa pressione in vendita viene soddisfatta perché l'ETF trova un compratore sul mercato secondario, non c'è bisogno di andare a comprare, o meglio, di andare a vendere i titoli che stanno nel portafoglio dell'ETF. Capisce? Quindi Sì. questa caratteristica li rende anche ovviamente molto adatti in periodi di dislocazione come quello che abbiamo visto a metà febbraio e durante, diciamo, la prima metà di marzo, perché effettivamente aiuta il corretto svolgimento delle transazioni e aiuta gli investitori ad aggiustare il portafoglio nella direzione da loro voluta, alleviando le pressioni sui sottostanti, quindi sul mercato delle azioni e delle obbligazioni che Ma gli stessi ETF infatti, detengono. Enrico, di solito si dice che i vantaggi delle soluzioni indicizzate siano legate al prezzo, fondamentalmente, cioè molti dicono che è solo una questione di prezzo, è così? Allora, per alcuni lo è senza dubbio, cioè qui dipende, ecco, dalla versione al rischio, propensione al rischio dell'investitore, dall'obiettivo di investimento e dall'orizzonte temporale. Le strategie indicizzate effettivamente compaiono tra le best performer per investimenti di lungo periodo perché apparentemente non c'è un'evidenza che un manager attivo, cioè che non persegua una strategia indicizzata, riesca stabilmente nel tempo, per periodi molto lunghi, parliamo di decenni, a battere l'indice di riferimento. Quindi la mancanza di questa evidenza è comunque il costo superiore che le strategie attive hanno necessariamente rispetto a quelle indicizzate. E attenzione, il costo non intendo soltanto la management fee, cioè il compenso per l'attività di gestione di portafoglio. Ci sono molti costi impliciti nelle strategie indicizzate che appunto fanno riferimento, per esempio, al costo di transazione, importantissimo. Se Ok. io opero su mercati caratterizzati da costi di transazione ampi, perché non so, penso per esempio ai mercati emergenti, alla parte azionaria, ma anche a quella obbligazionaria. Si tratta di paesi che hanno messo delle stamp duties, delle tasse tutte le volte che un investitore compra o vende quella tipologia di titoli, che possono valere anche decine di basis point, dipende dai mercati. Beh, io questo costo di transazione, se ho un alto turnover di portafoglio, e normalmente le strategie attive hanno un turnover di portafoglio più alto rispetto a quelle indicizzate, l'indice come, ecco, l'S&P 500 o insomma i maggiori indici che possiamo pensare nel mondo azionario hanno un turnover di qualche punto percentuale all'anno, cioè vuol dire che il 90% del portafoglio non viene toccato, quindi non essendo toccato non si generano costi di transazione, no? Ok, Ecco, sì, certo. il costo di transazione è una di quelle diciamo, variabili che spesse volte diciamo, porta i fondi a gestione attiva a non performare bene quanto per quelli a gestione indicizzata nel medio-lungo periodo. E pertanto sicuramente la risposta è sì, cioè ci sono alcuni investitori che li utilizzano per prendere posizione e tenerla per molto tempo. Questi investitori però, onestamente, fuori dall'ambito previdenziale non ce ne sono molti, nel senso la maggior parte degli utilizzatori di strumenti ad indice lo fa perché vuole catturare un premio per il rischio Chiaro, quando chiaro. pensano che questo premio per il rischio si materializzi, quindi vuole uno strumento di accesso al mercato che sia lui stesso caratterizzato dal basso costo,
non solo e non tanto costo di detenzione, quindi TER, quindi commissioni di gestione, ma soprattutto costo di transazione. Per farvi un esempio, nella nostra piattaforma di iShares, mediamente, che è composta da 350 strumenti azionari ed obbligazionari, il bid-offer spread medio, quindi il differenziale tra denaro e lettera di tutta questa piattaforma, è sotto i 20 basis point, 15-20 basis point, non più di quello. Nei periodi di stress, come quello che abbiamo vissuto, c'è un ampliamento del bid-offer anche degli ETF. Infatti è andato mediamente sopra i 70 basis point nelle fasi più acute, diciamo, del sell-off, per poi subito poi rientrare. Sono queste le caratteristiche che rendono l'ETF uno strumento attraente per il gestore attivo. L'S&P 500, se lo faccio tramite ETF, mi dà un 2 basis point di bid-offer spread, cioè riesco a montare la posizione e a chiuderla spendendo solamente in termini di costi di transazione lo 0,02%. Quindi riesco a trattenere la maggior parte del valore che io vedo in quell'esposizione in quel momento, no? Sui paesi emergenti, che sono caratterizzati da, per esempio, a livello di singoli titoli, quindi se volessi negoziare un basket d'azioni dei paesi emergenti dovrei spendere anche decine di basis point. L'ETF non è soggetto a questa, diciamo, Financial Transaction Tax che vi ho appena discusso, gira in 5 basis point, 5,6 basis point è il bid-offer medio del nostro ETF. Più importanti, dei due nostri ETF più importanti che fanno emerging market. È chiaro che un gestore attivo che vuole tenere in portafoglio per qualche giorno, settimana, mese l'emerging market trova convenienza farlo tramite l'ETF. Quindi diciamo, diventa uno strumento di mercato, diciamo così, uno strumento finanziario che il gestore di portafoglio utilizza per realizzare la sua view di investimento. Ok, chiarissimo. Allora, anche per cominciare ad andare verso le conclusioni e prendere anche degli spunti che abbiamo ascoltato all'interno di questa tavola rotonda, Fabio, la Ricchia, torno da lei. Prima abbiamo fatto un po' il punto su quale utilizzo le compagnie assicurative degli asset, scusi, quale utilizzo fanno le compagnie assicurative degli asset illiquidi, no? Lei ce l'ha spiegato molto bene. Ancora io ribadirei, vista l'attuale condizione di mercato e la situazione di mercato, come cambierà l'approccio anche a questa asset class nel portafogli vita? Mercati saranno favoriti, insomma, da questo anche in un periodo un po' più lungo, insomma, da adesso in avanti. Sì, riprendo un po' quello che stavo Infatti, dicendo sì. prima. Allora, io mi aspetto che questo periodo, questa non è una crisi solo finanziaria, è una crisi di economia reale. E Giusto. l'economia reale si trasmette, soprattutto nelle asset class alternative, a dei tempi di trasmissione non immediati. Quindi noi ci renderemo conto di qual è stato il danno di questa crisi all'interno degli asset alternativi illiquidi tra un po' di tempo, cioè spesso i default, per essere chiari, il fallimento di un'azienda non è repentino, No. non accade durante le prime 2 settimane o i primi 2 mesi, e anche il deterioramento del credito per asset non listati non è così immediato. Quindi mi aspetto che comunque queste asset class vengano riviste, e che venga compresa la differenza tra diverse asset class. All'interno della stessa asset class, prima facevo l'esempio del credito, che si evidenzi la differenza tra strategie differenti, cioè un'attenta due diligence. È importantissima la piattaforma a cui ci si appoggia, un'attenta due diligence. E capire, per essere immediati, capire a chi il fondo sta prestando i soldi, diventa fondamentale. Quindi un aumento dell'avversione al rischio in generale, ma soprattutto un aumento e una maggiore consapevolezza, Certo. della scelta della piattaforma a cui si affidano i propri investimenti, i propri risparmi. Come dicevo, all'interno, di tutte le asset class, quella infrastrutturale, probabilmente l'asset class delle infrastrutture, probabilmente sarà quella che terrà un po' meglio, e che non avrà in generale, non avrà un immediato impatto negativo da questa crisi. Differente è invece il private equity e il private credit, come dicevo prima.
pensiamo a tutte le piccole iniziative di private equity che investono magari in piccole e medie imprese, anche questa è un'assunzione un po' generica, perché la piccola e media impresa dipende da quale settore, dipende da quale geografia, dipende da dove vengono gestite, dove vengono generate le revenue delle singole aziende. Quindi diciamo che il vero trend è una maggiore consapevolezza necessaria agli investitori nella selezione della piattaforma e all'interno di questo comunque se gli assicuratori continueranno a preferire private credit e equity infrastructure. Certo, ecco, no, lei ha detto una cosa molto importante, questo discorso che poi è anche un po' il ragionamento che facevamo proprio in apertura, che non è solo una crisi finanziaria, questa crisi è proprio della street economy, no? L'economia di strada ha cambiato proprio tutte le nostre abitudini. Banalmente è quasi anche impossibile riuscire a fare un bilancio adesso, anche rispetto ai dati macroeconomici che tutti i giorni ci arrivano, no? Perché quando c'è soprattutto la ripartenza, che è quello di cui stiamo parlando noi, magari si parte. Diciamo così, usiamo questa parola anche con sprint, però non è detto che poi questo sprint si mantenga nel tempo, perché poi possono arrivare delle ripercussioni che si notano solo in coda. E quindi, insomma, la Ricchia, solo per ribadire il concetto che lei ha già espresso molto bene, cioè qual è il consiglio primario? Cioè come, a parte navigare a vista, questo lo diciamo sempre tutti i giorni, insomma, che cosa si sente di dire a chi ci segue? Io mi navigare a vista sì, ma comunque una costruzione di un portafogli fatta in maniera scientifica, quindi appoggiarsi a piattaforme, a professionisti che aiutino nella costruzione di portafogli diventa fondamentale. Questo è il consiglio primario. Per quanto riguarda invece le previsioni di ciò che accadrà, non parlo a nome di BlackRock, ho letto differenti paper e in realtà spesso i titoli di giornale parlano della media del forecast, della stima dei vari indici, no? Del PIL piuttosto che del GDP e altro, però in realtà se poi si legge nel dettaglio esiste una dispersione di queste stime per cui diventano poco significative. Il mio consiglio è di affidarsi a piattaforme stabili e di essere molto coscienziosi, nella costruzione del Nella portafoglio. costruzione, esatto, insomma, Un fa. atteggiamento molto più dinamico si può avere invece, come dicevamo prima, negli overlay tattici, in cui oggettivamente questa volatilità di mercato ha anche portato alla luce delle opportunità tattiche, non indifferenti. Benissimo, dottor Camerino, un'ultima domanda anche per lei, fondamentalmente più o meno la stessa, cioè come si dovrebbero coniugare le diverse strategie in un portafoglio ben bilanciato anche alla luce delle distinzioni che abbiamo fatto molto bene prima, gestione attiva, passiva, cioè se ha ancora senso comunque, no, parlarne in questi termini, cioè fare una differenziazione così netta. No, secondo me non ha senso. Cioè, qualunque scelta di investimento, qualunque decisione di investimento è una scelta attiva. E la scelta attiva più importante che l'investitore deve fare è appunto l'asset allocation, cioè la costruzione del portafoglio, perché un'evidenza, diciamo, scientifica ormai imponente ci dice che più del 90% dei risultati del mio investimento deriva da questa scelta. Quindi il peso da dare alle diverse asset class, come combinarle assieme all'interno del portafoglio. Noto la mia tolleranza al rischio come investitore e il mio orizzonte temporale, nonché il mio obiettivo di investimento, ovviamente. Detto questo, siccome parliamo di assicurazioni, una delle applicazioni più recenti che stiamo vedendo dei nostri ETF riguarda anche i derivati su ETF. Ci sono un bel numero di opzioni quotate sulle principali borse dei derivati europei, Eurex ed Euronext, sui nostri ETF che prevedono una consegna fisica e che possono, in una fase di grande incertezza come questa, aiutare l'investitore anche ad esprimere la sua view sul riferimento alla volatilità che diventa essa stessa un asset class, no? Cioè, noi veniamo da un periodo eccezionalmente lungo di bassissima volatilità in cui di fatto vendere opzioni quasi non portava un beneficio in termini di premio che veniva
diciamo, introitato a fronte del rischio che ci si assumeva, perché era molto complessa la modalità, quindi erano molti bassi premi che di fatto venivano in questo modo a realizzarsi. Adesso siamo nella situazione esattamente opposta. La volatilità implicita è ancora alta, quindi se qualche investitore vuole prendere una posizione sulla volatilità, per esempio vendendo opzioni sugli ETF, beh, sa che può, nel caso che queste opzioni scadano appunto in domani, quindi abbiano un valore a scadenza, ritirare l'ETF nel caso di vendita della put o consegnare l'ETF nel caso della vendita della call. Quindi è uno strumento in più che consente all'investitore non solo, diciamo, di tradare la volatilità come nell'esempio che vi ho appena fatto, quindi vendendola o comprandola a seconda della sua view, ma anche di mettere in piedi strategie convesse di portafoglio, quindi protezione dal downside, comprare per esempio una put option no? Sì. Sull'ETF, o vendere delle call option su ETF che avevo in posizione, quindi dare concavità o convessità a seconda diciamo della view. È uno strumento in più che l'assicuratore ha, anche perché nel bilancio assicurativo diciamo, utilizzo appropriato di derivati può anche abbassare il requisito di patrimonio che è chiamato diciamo, a fronteggiare dalla normativa vigente, no? Dalla solvency. Quindi il fatto di poterle usare non solo per esprimere la view, ma anche per abbassare il requisito di patrimonio le rende sempre di più diciamo, importanti come strumento da tenere, no? Nel toolbox, nella cassetta per il Certo. gestore della compagnia d'assicurazione, ecco. Certo, questi sono già ottimi consigli, ma insomma, stessa domanda che ho fatto anche al dottor Laricchia, un consiglio su tutti in questo momento, visto che abbiamo parlato a lungo di come è cambiata anche di come è cambiato l'approccio al portafoglio, di come gestirlo nel modo migliore. Insomma, tanti consigli li abbiamo già dati, chiaramente, però se volessimo riassumerli proprio in 20 secondi, dottor Camerini. Ma il consiglio è sempre quello lì, cioè non vedere gestione attiva e gestione passiva in contrapposizione, soprattutto quando guardiamo uno strumento di investimento. Posso essere molto attivo utilizzando solamente strategie indicizzate, e posso essere paradossalmente molto indicizzato proponendomi come gestore attivo, perché nel momento in cui non esprimo più e sto a benchmark, di fatto sto replicando, no, il sottostante. Quindi la cosa che poi, ecco, volevo dirvi è che si parla spesso della correlazione tra le diverse, diciamo, tipologie di titoli che compongono una certa asset class, come additando le strategie indicizzate. Beh, sapete qual è il paradosso? Che in realtà la correlazione a cui abbiamo assistito negli anni 30, quindi ben prima che nascessero le strategie indicizzate, era più alta di quella attuale. Il periodo di minore correlazione che abbiamo avuto sul mercato fa riferimento al periodo 2015-2017, che è stato anche un periodo di boom per gli ETF e i fondi indici. Quindi, per dire cosa, guardate gli ETF per quello che sono, degli strumenti in grado di diciamo, poter implementare la vostra view di portafoglio, poter consentire all'investitore di raggiungere il suo obiettivo di investimento. L'obiettivo di investimento può essere quello della gestione passiva, cioè non fare nulla, Sì, il sì, mercato scende del sì, sì. 20%, io rimango investito e mi sta bene così, perché io ab origine lo avevo deciso, e questa, lo so che può sembrare paradossale, è già una scelta attiva, cioè il fatto che io decida No, no, di tenere la no, no, chiaro, posizione certo. qualunque cosa Vuol dire succeda che ho sul scelto io mercato, e quindi la gestione attiva, certo. esatto, o viceversa possono essere utilizzati per fare trading, quindi per cercare di Ok. fare timing o per fare una selezione più specifica, più mirata su un settore, su un paese o su una tipologia di carta, quindi di Chiarissimo, obbligazioni che devono chiarissimo. avere un certo rating, devono fare riferimento a certi emittenti e non altri. Sono strumenti di mercato. Non Ok. usarli sarebbe una limitazione, Va perché oggi bene. esistono ed è giusto E quindi è tenerli in meglio sfruttarli. Come ha considerazione. detto prima, così insomma, saluto ancora il dottor Laricchia con magari uno studio più dettagliato rispetto a tutti gli strumenti che ci sono a disposizione, no? Analizzare meglio quello che più fa per noi. Giusto, dottor Laricchia, e poi vi saluto? Esattamente, Ok. esattamente. Grazie mille per l'invito. Ci mancherebbe, grazie a voi perché è stato molto interessante e è un argomento centrale in questo momento, proprio per indirizzare al meglio. Poi, insomma, la parola scelta l'abbiamo usata, l'avete usata
in tante occasioni, poi ciascuno farà la propria scelta in base alle esigenze personali, però l'importante è seguire la strada giusta. Intanto, grazie ancora Fabio Laricchia e Enrico Camerini, mi auguro, rivediamo presto sulle fonti TV. Buona giornata. Anche a voi, grazie. Altrettanto, grazie mille. Grazie, grazie a entrambi. Noi andiamo in pubblicità, tra poco sui mercati con Pietro Di Lorenzo, torniamo sull'analisi anche di titoli a vostra scelta, quindi aspettiamo i vostri messaggi.